Ciao ragazzi, oggi facciamo indovinare a Leonardo che cosa si nasconde nello slime. Allora intanto qui gli mettiamo una nocciolina. Qui gli mettiamo una monetina. E qui gli mettiamo un pezzo di cannuccia. In questi altri slime c'è già nascosto un oggetto segreto. Ciao Leo! Siamo tornati con questa tipologia di video, l'adoro, è bellissimo. Allora, oggi ti faccio indovinare che cosa c'è negli Skifidol. Posso vedere? Slime. Sì, certo, puoi guardare. Allora, guarda, qua ho 12 barattolini di Skifidol Slime. Super colorati, vero? Super colorati, sono 12 colori, 12 profumazioni. Sì, wow. Ognuno di loro profuma. Infatti qua c'è, se guardi nella rivista, c'è tutta la lista, la checklist. Ci trovo qualcosa all'interno? All'interno ho nascosto delle cose io. Ah, tu? Sì. E le devi indovinare, però senza vedere, ok? È ovvio. Quindi adesso ti metti dietro la scatola magica. Ok, no, c'è il marshmallow, una fragola, il mirtillo, la lavanda, l'oceano, la mora, il limone, la pesca, l'arancia, il muschio, il kiwi e la foresta. Adesso vi faccio vedere proprio quali sono. Allora, marshmallow, fragola, qui. Poi c'è il mirtillo. La lavanda, che è questa, l'oceano, questo, c'è anche scritto qui, credo, no, c'è scritto, ok, l'oceano, poi la mora, avevo detto le mura, la mora, il limone, la pesca, l'arancia, il muschio, no, aspetta, il muschio, il kiwi, e la foresta. La foresta, me la ricordavo questa, che era la foresta. Perché? Ci hai messo qualcosa di particolare? No, mi ricordavo il colore verde scuro. Ma le cose che ci sono all'interno si riferiscono allo slime? No, sono un po' generiche. Mi ricordo questa apertura quando io... Cosa c'è? Che ci sono dei soldi qua dentro? C'è una moneta. Una moneta? Bravo! Ok, però questa me la tengo. Ok. Io ho un po' di raffreddore, ma riconosco che sa di conchiglia. Arancia! Arancia, vediamo un po'. Svuotiamo. Si è svuotato? No, si è svuotato. Cos'è? Lo slime è caldo. Cos'è? Aspetta. Sembra una nocciolina. Cos'è? Aspetta, una nocciolina. È una nocciolina. Che bravo. Cosa? Arancia, l'arancia è andata. Yay. Mora. Ok, allora. Facci vedere. Allora. Sembra tipo una nocciola, una castagna. Non lo so, ve lo grande. Cos'è? Non lo so. Metti la poggiala qua, che la guardiamo anche noi. È una... Faccela vedere. Una castagna un po' piccola per essere una castagna. Sì, qua, perché non sono... E poi le castagne sono più morbide. Facci vedere. Qua. È una nocciola. È una nocciola. L'odore di mora è tantissimo.
limone. Perfetto, allora vediamo un po'. Ah. È un pezzo di cannuccia. Bravo! Limone! Lavanda. Ok, vediamo. Questo sarà come... sembra un capello. È un elastico. Bravo. Sì, ma è facile. C'è qualcosa di più difficile? Ma tu li indovini tutti. Muschio. Muschio, vediamo. Muschio. Allora, questo lo sento da sopra e da sotto, visto che mi ha maneggiati per anni, come Toledo, però voglio capire da dove l'hai preso. Questo, da dove l'hai preso? Questo è un cubetto Lego. Da dove l'hai preso? L'ho preso da dei Lego che avevi. Dove? Da dove l'hai preso? Aiuto! Guardate ragazzi! Kiwi! Allora, questo è un animale spiacevole. È un millepiedi. Facci vedere qui. È un animale molto spiacevole. È un animale piccolino, simpatico. Ma è spiacevole. Se te lo trovi in casa, tu, se te lo trovi che cammina in cucina, mamma. Io scappo. Ma no, ma che scappi? Ti metti a urlare, fai arrivare papi da 50 km a venire. Tegname. Pesca! Pesca! Un altro animale spiacevole? Sì, credo di sì, aspetta, voglio vedere. Sembra un ragno, sinceramente. Facci vedere, mettilo qua. Ma è più debole, aiuto. Eccolo qui. Qui, mettilo sullo slime. Qua. Oh, è piccolo. Mi spiacevo. Ah, ok, devo raccontare un fatto. Un ragno così oggi a scuola mi ha assaltato il banco. No, mamma mia. Come ti ha sì, assaltato? Era lì che scendeva dalla sua ragnatela. Prendeva dalla sua ragnatela e si stava dondolando sopra il mio banco. Sei scappato dal banco, no? Sono volato dall'altra parte della classe. Veramente? Sì. E la prof? E la prof dice: oh, Leonardo, che stai facendo? Ho detto: c'è un ragno, sono aracnofobico. E la prof ha detto: ok, allontanati. Ah, meno male che t'ha capito, beh. Foresta. Cos'è? Stavo imitando gli uccellini della foresta. Allora, che colore è lo slime? È verde, verde foresta. Qualcosa di ovale. Questo è molto facile. Che cos'è? È estremamente facile perché durante che noi ceniamo, mio padre, cioè vedo questi cosi che volano sui tappi di sughero. Bravo! Cioè questa cosa che vola, tutti ci spaventiamo perché una volta è finito dentro la televisione. Ok, mirtillo, vai! Oh, mirtillo? Sì. Non mi fido di te. Ok, allora. Vediamo un po', apria, qui, vediamo, questa è una pallina rimbalzella, aspetta che la faccio
devo alzare un attimo. Non leggo che l'hai rilasciato. Ma come abbiamo una pallina di batteria? Questa è una pallina di plastica. Bravo, sì, esatto, pallina. Una pallina da ping pong. Fragola. Dove sei? Ok, eccolo qua. Vediamo un po'. Speriamo ci sia qualcosa di più difficile. Questo è una cosa che si allunga. È un serpente! Un serpente? Vediamo che cos'è. Allora, l'ho buttato subito. Allora, vediamo. Una lucertola. Una lucertola? Un caimano! Non lo so. Inizia con la D. Dinosauro. Un dinosaurino! Ultimo! Ultimo! Marshmallow! Marshmallow! Vediamo. Ok, allora. Vediamo. Lo smuffiamo. Così lo vedete meglio. Vuoto, svuoto, io svuoto. Vuoto, ok. Aiuto. E vediamo un po' che cosa c'è all'interno. Ho sommerso anche il tappo. Allora, questo. Oh, questo mi fa rimanere in dubbio. Anche molto in dubbio. Vediamo un po'. Che cos'è? È un tappo di un pennarello! Ma bravissimo! Ma li hai indovinati tutti! È perché, un tappo! Sai perché l'ho indovinato? Da questa roba qui. Queste rigature qui. Ok. Queste qui. Gli Schifi dello Slime li potete trovare in edicola con la rivista abbinata. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Buono insieme agli slime!